È stato presentato oggi dal Ministro delle Politiche Agricole Luca Zaia il decreto che costituisce il gruppo di lavoro cui spetteranno le audizioni di tutte le componenti rappresentative dell'Ippica italiana. Oggi diamo il via libera agli Stati Generali dell'Ippica. Per la prima volta tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questo settore avranno una grande occasione e la possibilità concreta di costruire il piano che rilancerà il comparto, ha detto il Ministro, sottolineando l'intenzione di realizzare un sogno, ovvero fare anche in Italia una grande corsa a livello internazionale e dare all'Ippica italiano un futuro certo. Per riuscirci però servono razionalizzazioni, una dieta drastica e una riduzione delle corse a tutto vantaggio della loro qualità, ha aggiunto Zaia, che ha voluto anche rassicurare sul fronte delle risorse previste dal decreto anticrisi, confermando il contributo straordinario di 25 milioni di euro per il 2008, i 150 milioni di euro annuali per il 2009 e il 2010, mentre a partire dal 2011 la quota sarà determinata in base all'andamento delle scommesse. Le audizioni invece, 250 in tutto, si terranno dal 26 gennaio al 6 febbraio e coinvolgeranno non solo tutti i protagonisti del settore, ma anche tutti coloro che vorranno dare il loro contributo.